Ciao a tutti e ben ritrovati qui con noi all'Apple Caffè. Oggi più che fare un tutorial o spiegarvi un prodotto nuovo, un software, vorremmo seriamente darvi qualche consiglio, qualche suggerimento riguardo a una scabrosa questione. Si avvicina infatti sempre di più il giorno del lancio delle vendite dei nuovi modelli di iPhone, iPhone 5S e iPhone 5C, che sarà in svariati paesi del mondo e anche in Europa, ma non in Italia. Il 20 settembre, appunto, non in Italia. Primo problema che qualcuno ha osservato in maniera molto negativa. Secondo problema, molti contavano sul fatto che la versione colorata di iPhone, quella in policarbonato, insomma, quella in plastica, fosse una versione davvero low cost, come si diceva in giro, come i rumors volevano, insomma, una versione economica a costo basso, più a buon mercato, del nuovo iPhone. Così non è. Specifichiamolo, la Apple non ha mai dichiarato che fosse nelle proprie intenzioni quella di mettere in vendita una versione a prezzo basso di un nuovo iPhone. Per quanto riguarda la Apple, il termine iPhone 5C, la C non sta per chip, che poi sarebbe una cosa da poco, non esattamente una cosa economica, bensì sta per C come colore, colorato. Inoltre, l'iPhone 5C non ha un nuovo hardware, non è il nuovo iPhone 5S con le novità che conosciamo, come il sensore delle impronte digitali, piuttosto che il nuovo processore A7, eccetera, eccetera. L'iPhone 5C è esattamente l'hardware dell'attuale iPhone 5, modello uscito a fine settembre del 2012, racchiuso in uno shell, in un pannello posteriore, in una cover, come lo volete chiamare, di policarbonato colorato, insomma, c'è una bara di plastica dietro. In tutto ciò, questo modello di telefono viene venduto più o meno in media 100, 120, 130 euro o dollari in meno dell'attuale modello iPhone 5. Quindi possiamo dire che infatti non è un granché economico. Di cambiamenti considerevoli al fatto che non ha più la parte, questa che conosciamo dell'iPhone 5 in alluminio, ma ce l'ha tutta colorata e in plastica. A questo punto il quesito e anche suggerimento che pongo è: che senso ha acquistare il nuovo modello di iPhone 5C per avere un modello nuovo appena uscito, se alla fine quello che otterremo è un iPhone 5 rivestito nella parte posteriore in plastica? Ne vale davvero la pena? Se invece per avere un iPhone 5C basta fare due azioni al massimo, per le quali si possono investire anche soltanto 2 euro? Queste due azioni sono le seguenti. Ho un iPhone 5, dal 18 settembre potrò aggiornarlo a iOS 7, come vedete qui. Quindi anche questo, per quanto riguarda l'estetica e sentire il telefono come nuovo, vedrete che avrà la sua grande parte, la sua parte importante. Dopodiché prendiamo una bella cover in plastica colorata e brillante, così come il rivestimento che ricopre la parte posteriore di iPhone 5C, la applichiamo perfettamente al nostro iPhone. Ne scegliamo magari una semitrasparente oppure una che comunque faccia vedere il logo, così come succede nell'iPhone 5C, e poi, esattamente come nell'iPhone 5C, la cornice della cover in plastica, quindi il suo colore brillante, si può vedere anche frontalmente, ma non basta. Una delle cose che poi rende ancora più piacevole, più elegante l'iPhone 5C è il fatto che il display colorato interno, quando è acceso, mostra esattamente le stesse sfumature di colore dello shell in plastica. E quindi, siccome in iOS 7, che potremo installare tutti quanti a partire dal 18 settembre, ci sono esattamente questi sfondi che compaiono sul sito dell'Apple per promuovere l'iPhone 5C, ci basterà semplicemente cambiare lo sfondo. In questo caso io ho messo la cover rosa rossiccia, che in realtà qui appare un po' fucsia, e allora andrò in impostazioni di iOS 7. Attenzione, vado a scegliere sfondi e luminosità, cerco lo sfondo con le sfumature tra il rosa e il rossiccio, vado su Imposta, scelgo Schermata Home ed ecco qui che lo sfondo del display del mio iPhone, che in realtà è un iPhone 5, rivestito come l'iPhone 5C
in plastica colorata che lascia vedere sia il logo che la scritta iPhone, ha queste stesse sfumature dell'iPhone 5C, che ha lo stesso hardware dell'iPhone 5, cioè del telefono che ho in mano in questo momento. Quanto ho investito per avere questo? Sono andata in un mercatino cinese e ho comprato una cover da 2 euro. Ma, direte voi, non è mica finito questo capolavoro, ci vorrebbe anche la cover, la custodia famosa in gomma che ha tanto fatto emozionare barra inorridire tutti gli utenti Apple che hanno visto la sua presentazione, che costa niente po' di meno che 29 dollari, che verranno sicuramente tradotti in 29 euro, quella famosa custodia in gomma ultra brillante, tutta colorata e traforata. L'abbiamo detto anche sul blog, che ricorda vagamente un po' un Gruviera, un po' il gioco Forza 4, ma soprattutto le Crocs. E allora che cosa vi posso consigliare? Fatevi prestare una bella ciabattina Crocs da qualcuno che ha figli, nipoti, fratellini più piccoli. Io per esempio l'ho presa così, che è assolutamente intonata alla cover del mio iPhone 5C fatto in casa, e la infilerò in maniera perfetta. Chiaramente sto scherzando ragazzi, è quasi impossibile questa operazione, ed ecco qua il risultato, è uguale all'iPhone 5C, no? Non trovate? Chi ve lo fa fare di prendervene uno apposta e soprattutto di spendere 29 euro di custodia? Quello che vi volevo dire, scherzi a parte, è di considerare se realmente avete bisogno di un nuovo iPhone, specie se vi siete comprati l'anno scorso l'iPhone 5, prima di spendere tutti questi soldi per un qualcosa che è quasi la stessa cosa di ciò che già avete. E questo discorso lo sto facendo assolutamente non per fare una pubblicità anti Apple, che io amo e adoro, altrimenti non farei tutte queste cose, ma per rispondere alle tante tantissime richieste che ci sono arrivate via mail, che ci sono arrivate anche su YouTube, che ci sono arrivate nella nostra pagina Facebook che si chiama sempre Apple Caffè con 2 F, in cui tanti ragazzi ci chiedevano: io ho l'iPhone 5, che dici, mi conviene o non mi conviene passare all'iPhone 5C? E certo, che cosa ti devo rispondere? No, perché devi passare ogni anno al modello nuovo? La cosa che vi chiedo è: fate attenzione a che cosa andate a comprare, a che cosa c'è dentro, a come è fatto e soprattutto a quanto vi costerebbe. Sperando che questo piccolo scherzo sia stato comunque utile a qualcuno, io vi ringrazio per averci visti, vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube Apple Caffè Official, mi dicono non official, semplicemente con un click qui, cliccate qui, pum, sul nostro logo, e poi seguiteci ogni giorno sul nostro blog applecaffè.net per tante notizie e aggiornamenti. Vi proporremo presto dei quiz in diretta, faremo delle trasmissioni in cui faremo delle domande e chi risponderà correttamente potrà ricevere tanti bei premi, in tema Apple ovviamente. Allora ci vediamo all'Apple Caffè, io vi saluto, alla prossima, ciao!